Play 38, la nostra TV come non hai mai visto prima. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e benvenuti a questo martedì di Tada, anche oggi puntata ricchissima di argomenti e di ospiti. Bene, apriamola parlando della Buontalenti, quindi la scuola dell'eccellenza. Tada! E a tal proposito sono con noi in studio Francesca Rapaccini, docente di spagnolo. Giacomo Mazzoni, docente di enogastronomia. Sera. E l'alunno Sherif Balde. Benvenuti. Grazie, grazie. Grazie. Professore, si sta avvicinando il periodo nel quale i ragazzi della terza media dovranno comunque continuare i loro percorsi di studio e quindi scegliere la scuola superiore. Ripetiamo quali sono i vostri obiettivi e l'offerta formativa della Buontalenti. La scuola Buontalenti, diciamo, pone al centro del proprio progetto la persona. E questo vuol dire che, diciamo, si cerca di valorizzare, oltre con una didattica dove le varie materie si alternano, si cerca di valorizzare la persona, appunto, oltre anche lo studente. Quindi cerchiamo di, con delle attività laboratoriali, di far venire fuori le attitudini che ogni studente ha, e quindi tutto questo viene fuori soprattutto con diciamo un percorso di stage in azienda, dove gli alunni si appunto hanno la possibilità di provare a mettere in pratica tutte quelle che sono le loro abilità. E ci riusciamo anche con stage sul territorio, non solo, ma anche, come poi vi dirà anche la collega, fuori dall'Italia, ecco, quindi sono iniziative molto belle. A proposito di stage sul territorio e stage aziendali, Sherif, so che sei appena rientrato da uno stage che ha durato un mese. Com'è andato? Come ti sei trovato? Allora, io prima di tutto ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, diciamo. Cioè, sono contento perché non mi aspettavo di essere qui oggi. Per me è stata una bella esperienza. Cioè, è andato benissimo, è importante per me. Che ti ha aiutato a capire cosa? Mi ha aiutato a capire che la cucina è una ottima, cioè, lavoro per me. E cioè, senza, diciamo, perché hai scelto l'indirizzo di cucina? Ok, ho scelto questo perché la cucina mi appassiona perché mi piace tantissimo e diciamo, ti dà l'opportunità di esprimerti. Non lo capisco. Ti dà l'opportunità anche di esprimerti, di esprimere quello che sai fare. Quello che so fare io? Sì. Cioè, pensa proprio di professoressa. Ecco, sì. Lo stage è molto importante per il ragazzo. Sì, è molto importante. Questi studenti di quinta sono appena rientrati da l'unico momento di stage che hanno quest'anno, a differenza delle altre classi che invece avranno un secondo periodo di stage, perché loro hanno un importante appuntamento alla fine dell'anno con l'esame di maturità, quindi devono prepararsi. Questo perché la nostra scuola sa coniugare la pratica alla teoria, quindi non solamente si formano professionisti dalla spiccata intelligenza pratica, ma anche si forma la persona a tutto tondo.
Quest'anno abbiamo già ospitato a scuola eventi di grande rilevanza come un incontro con lo chef Cogliandro, lo chef calabrese che si è ribellato al pizzo, che ha incontrato gli studenti in una conferenza di dibattito e poi è entrato nei nostri laboratori e insieme a una brigata di nostri studenti di sala e di cucina ha preparato la scena della legalità. Questo perché gli studenti, i ragazzi imparano da tante occasioni e anche attraverso diverse metodologie. Al Buontalenti alterniamo metodologie più classiche a quelle più innovative. Cherif, prima di lasciarci, visto che oggi c'è il turnover, sogno nel cassetto velocemente. Il tuo sogno nel cassetto qual è? Cioè, in cassetto in che senso? Come ti vedi fra 10 anni? Aprire un ristorante? Il mio sogno è aprire un ristorante. Questo è il tuo sogno. Il benissimo sogno. In bocca al lupo. Grazie. Torno da voi più tardi, grazie mille, perché adesso andiamo a parlare di sicurezza con Rock and Safe. Ta-da! Stefano, ben ritrovato. Buonasera. In compagnia di un ospite speciale come sempre, ce lo presenti? Sì, specialissimo, ve lo presento con un aneddoto. Sarebbero tanti gli aneddoti da raccontare, insomma, questa breve storia in cui conosco Andrea. Uno di questi: ero un giorno a lavorare al computer e ricevo una telefonata, e era Andrea, e piacevolmente ho risposto. Quella telefonata era per annunciarmi il fatto che secondo lui io avevo tutte le carte in tavola per poter fare un intervento in un evento molto importante che si sarebbe tenuto al Teatro Brancaccio di Roma. Sì. Devo dire la verità, a me si chiuse lo stomaco. Ma nei mesi successivi, grazie al suo supporto e deriva da una grande cultura e competenza nel settore, ma soprattutto una marcata attitudine a mettere i valori in primo piano, devo dire, se quel mio intervento su quel palco quel giorno è riuscito, devo tanto ad Andrea Trespidi, che è un grande cultore di sicurezza, ma non solo di valori umani, di fattore umano. Quindi fattore, cosa umano significa? Buonasera Carlotta, buonasera a tutti i tuoi telespettatori. Fattore umano, cosa intendiamo? Ogni giorno tutti noi interagiamo con altre persone, abbiamo interazioni con le regole, con le procedure, proviamo a pensare ad esempio al codice della strada, abbiamo interazioni con le tecnologie, conduciamo tecnologie, le nostre automobili piuttosto che i computer. Beh, con fattore umano definiamo tutti quei rischi che le persone portano per il fatto stesso di interagire. Prova a immaginare un semaforo giallo. Se noi proviamo a immaginare il nostro comportamento davanti a un semaforo giallo, ci sarà chi frena, ma ci sarà anche chi accelera. Certo. E la responsabilità non è del giallo del semaforo, ma è il fattore umano associato al nostro comportamento nell'interazione con la regola e con la tecnologia. Va a creare un mondo assolutamente affascinante nella quale le persone studiano le persone. Questo è. Com'è che interagite? Interagiamo andando a capire qual è il valore di base che spinge le persone a fare delle scelte. Ovviamente cerchiamo di capire quali sono le scelte che vanno verso la sicurezza. Ognuno di noi ogni giorno compie delle scelte, più o meno consapevolmente potrebbe compiere delle scelte rischiose. Alcune volte compie degli errori, magari perché è ignorante oppure non ha, nel senso buono del termine, non conosce. Altre volte perché invece conosce la regola ma non ha capito che quella regola è da applicare in quel contesto. Quindi, vero, diciamo, non aveva ben chiaro, no? Ha preso la patente di guida, però ha passato l'esame di teoria non conoscendo proprio bene tutti i segnali. Ci vuole sempre e quindi la giusta consapevolezza. Ha capito che è un segnale di pericolo, però il suo comportamento non è adeguato a quella regola. Altre volte invece ed è un altro campo, c'è il campo delle violazioni. È tutto quel mondo in cui le persone conoscono le regole ma le violano. E tutte quelle volte in cui siamo passati con il rosso al semaforo. Lo sapevamo bene che era rosso, ma sì, l'abbiamo fatto lo stesso. E quindi fare sicurezza oggi vuol dire anche avventurarsi nel campo dei comportamenti umani e andare a vedere quali sono le ragioni di base che spingono le persone a fare quello che fanno. E la leadership, safety leadership, è un fattore umano?
La safety leadership è un fattore umano, è il fattore umano con la F maiuscola, nel senso che sappiamo che ci sono persone che incorporano dentro di loro dei valori di sicurezza, che hanno la capacità di trascinare gli altri verso comportamenti sicuri. E so che con Stefano e con gli ospiti che mi hanno preceduto avete parlato spesso di safety leadership. Sì. Attenzione, una curiosità, la safety leadership e la leadership in safety sono due cose diverse. La leadership in safety ce l'ha chi ha già dei ruoli manageriali, dei ruoli di decisore, e quindi decide di utilizzare quel suo ruolo per fare sicurezza. Quindi sono manager che si convertono verso la sicurezza. Invece safety leadership possiamo esserlo tutti, anche nel quotidiano, anche il docente di scuola superiore, così come la casalinga. Benissimo, grazie Stefano, grazie Andrea, ci torniamo più tardi perché adesso andiamo a parlare di RCR Cristalleria Italiana. A tal proposito è in collegamento video con noi Roberto Pierucci, amministratore delegato di RCR Cristalleria Italiana. Grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi, grazie dell'invito. Partiamo dalla storia della vostra impresa nata nel 1967. Eh sì, siamo maggiorenni da un po', anzi ormai siamo entrati nell'età del vintage, no? Perché dopo i 50 anni diciamo non si invecchia più ma si diventa vintage, un po' come i nostri prodotti. L'azienda RCR, Cristalleria Italiana, nasce appunto nella metà degli anni 60 da un'idea e dal grande coraggio di alcuni piccoli imprenditori che poi sono diventati grandi, proprio di Colle di Valdelsa, della Valdelsa in generale, che hanno iniziato ad avere questo sogno, cioè il fatto di produrre dal paese, da questo paese della Toscana, dei prodotti che si concentrano sull'arredo tavola, quindi parliamo di arredo tavola in un materiale particolare che poi andremo a vedere, che da piccola bottega artigianale è diventato poi uno dei leader mondiali con diverse decine di milioni di bicchieri, calici, bottiglie che si ritrovano in più di 110 paesi al mondo. Questo sogno si è realizzato da parte loro nel giro di pochi anni e poi chiaramente come tutti i sogni ha avuto, come tutti i momenti di sonno, ha avuto i suoi incubi, i suoi sogni più belli fino ad arrivare appunto ai giorni nostri. L'azienda RCR si chiama così, è un acronimo che sta per Royal Crystal Rock, quindi parliamo di rock e ci ritorniamo, e quindi ecco, si ispira a questa grande e onirica roccia di cristallo, e appunto il cristallo è stato il materiale con cui questa grande avventura è iniziata. In particolare il cristallo al piombo, che fino alla fine degli anni 90 era un materiale di grande prestigio, che andava a vestire, perché poi parliamo di fashion, cioè vestire una tavola piuttosto che vestire una casa è come vestire un corpo. E quindi questa fashion si rivolgeva a questo materiale così prezioso come appunto il cristallo al piombo, che ha avuto una grandissima spinta, considerate che questa azienda RCR, Cristalleria Italiana, negli anni 90 era il secondo produttore mondiale di arredo tavola in cristallo al piombo. Quindi insomma sicuramente una leadership incontrastata raggiunta negli anni 90. Poi i tempi sono un po' cambiati, i gusti sono cambiati, le leggi sono cambiate e quante cose sono cambiate. E in tutti questi cambiamenti diciamo che l'azienda ha cercato di stare ai tempi e quindi di rispettare, anzi di anticipare in alcuni casi questi cambiamenti, ma non sempre ci è riuscita. Il materiale si è rivelato un materiale che non godeva più della percezione di prestigio, di ricchezza che in precedenza aveva questo tipo di materiale, il cristallo al piombo. Alcune leggi si sono rivolte verso questo tipo di materiale, riconoscendo nel piombo qualcosa che poteva potenzialmente nuocere alla salute. Ora, per carità, i primi reperti proprio in Toscana di prodotti in cristallo al piombo risalgono agli Etruschi. Allora, o è così micidiale, così drammatica proprio il potere negativo del piombo per cui ha distrutto la popolazione, oppure probabilmente c'è stato un po' di accanimento su questo tipo di materiale. Fatto sta che il piombo è scomparso praticamente dalla produzione
nostra, ma non soltanto nostra, basta pensare a Baccarà, basta pensare a Lick, basta pensare a Swarovski per prendere alcuni nomi del cristallo internazionale che comunque negli ultimi anni hanno cambiato materiale. E qui c'è stato un altro capitolo della nostra storia che, la crisi di cui si sta parlando anche in questi anni, chiaramente ha ragione e oggettivamente, quindi senza ricordarla, noi l'abbiamo vissuta in precedenza, perché diciamo che ci siamo già passati negli anni 2000. E la crisi l'abbiamo vissuta, mi permetterei di dire, come una grande opportunità, come alla fine la crisi deve essere, no? Anche nel logogramma della lingua cinese, uno dei paesi di riferimento tra l'altro dei nostri prodotti, crisi significa pericolo, ma allo stesso tempo significa opportunità. È l'opportunità di poter e dover cambiare, perché occorre farlo. Sarebbe meglio farlo durante periodi chiaramente positivi, ma la necessità ci impone di farlo sicuramente nel momento in cui la situazione diventa negativa. Roberto, grazie mille. Prego. Dopo ci spiega anche perché Royal Crystal Rock. Non vedo l'ora. Benissimo, a dopo, grazie Roberto. Dopo. E adesso con il nostro Antonio, Idea Toscana. Buonasera a tutti e a tutte, grazie Carlotta della linea. E niente, primi freddi, il vento, il freddo sulla pelle, le prime labbra screpolate, le mani che iniziano a avvertire i segni del tempo, e quindi bisogna porre riparo. La prima cosa da fare, come vi dico sempre, è conoscere la propria pelle, perché se non si conosce il tipo della propria pelle, la pelle che noi abbiamo, sia uomini che donne, con molta difficoltà potremo arginare questi problemi e potremmo dare alla pelle del ristoro. Quindi in primis direi di fare un'analisi della pelle, poi vi farò vedere un escamotage molto molto veloce, simpatico e senza bisogno di rivolgersi esternamente a centri specialistici o quant'altro, ma semplicemente con cose che abbiamo tutti in casa determinare il nostro tipo di pelle. Sapete che il viso, insieme alle mani, ve l'ho detto altre volte, è ciò che noi dimostriamo in primis agli altri. E quindi una pelle curata, una pelle naturalmente bella, perché la pelle nasce bella. Voi pensate alla pelle dei bambini, è una soddisfazione toccarla e guardarla, è spettacolare. Questo enorme organo che abbiamo noi nel corpo, che si manifesta e riesce a esprimere quello che noi siamo nei confronti degli altri, allo stesso tempo ci protegge da tutti gli agenti esterni, quindi il freddo, la neve, il vento, il troppo sole, il caldo, i raggi solari, lo smog, il fumo, è la barriera con il quale il nostro organismo si difende. E questa barriera va tenuta naturalmente sana. Ecco, sul concetto di sanità della pelle spenderei due parole. Molte volte, quasi sempre, si pensa alla bellezza, la bellezza che poi viene declinata nel non avere le rughe, non avere le macchie della pelle, non avere la pelle squamata, non avere la pelle disidratata, non avere la pelle unta. Tutti questi non avere, in realtà, sono piccoli problemi, o anche grandi, che la pelle manifesta durante il corso della nostra vita. E su questi problemi noi dobbiamo intervenire cercando di dare sollievo alla nostra pelle, perché dando sollievo alla nostra pelle non solo avremo un senso di benessere totale, ma appariremo anche nei confronti degli altri curati e ben tenuti. Quindi la pelle è fondamentale per una socialità condivisa, gradevole nei confronti degli altri e di noi stessi, perché se non stiamo bene con noi stessi difficilmente si sta bene anche con gli altri. Quindi nella puntata di oggi vi racconterò i diversi tipi di pelle, come fare a scoprire il tipo di pelle che voi avete con un piccolo
trucchettino da casa, senza appunto ricorrere a grandi specialisti, perché si può fare tranquillamente da noi. E poi vi spiegherò come fare a curare i vari tipi di pelle in maniera chiaramente sintetica nell'ambito del tempo che ci è concesso, in maniera che voi potete affrontare questo periodo difficile per la pelle. Ricordate, l'inverno è un periodo difficile, e con questi piccoli accorgimenti affrontarlo in serenità, in tranquillità e con una pelle sana, che prepareremo poi nel corso della stagione per arrivare al momento clou dell'anno, che è l'esposizione del corpo e di tutta la nostra pelle durante i soggiorni estivi al mare, quando cominceremo a scoprirsi, perché ora ci stiamo rinfagottando tutti per l'arrivo del freddo. Quindi Carlotta, al prossimo frame vi spiegherò come fare a riconoscere ognuno di noi il tipo di pelle che abbiamo. Antonio, ti volevo dire che la crema per le mani la sto usando, anzi l'ha provata mia mamma e me l'ha rubata. Sì. A dopo, succede, grazie. Succede. Grazie Antonio, ma adesso con Simone, Alchimia Botanica. Grazie Carlotta, un saluto a tutti i nostri telespettatori, a tutte le telespettatrici, a tutti gli appassionati di agricoltura, giardinaggio, ambiente, vita all'aria aperta, anche se il vento in questi giorni è un pochino davvero fastidioso. Il vento del nord, tramontana, grecale, che non dà solo fastidio alla pelle, come ci ha appena detto Antonio Pieri, ma anche alle piante, perché questi abbassamenti di temperature, soprattutto con questi forti venti di tramontana, danneggiano poi la fisiologia delle piante. Vento del nord che mi fa venire in mente un film, Chocolate, no? Dove si parla davvero del vento del nord, tutte le volte che espira o il grecale, ma soprattutto la tramontana, mi viene in mente questo film. La settimana scorsa ci eravamo lasciati parlando di potatura e dicendo che proprio stasera, oggi pomeriggio, avremmo riaffrontato l'argomento potatura. Ma prima di questo ci sono arrivate delle domande da alcuni telespettatori riguardanti che cosa? Riguardanti la minatrice serpentina degli agrumi. Noi vediamo tra l'altro una foglia attaccata da questo patogeno animale, da questo insetto. Abbiamo trattato di questo insetto nelle trasmissioni primaverili dell'anno scorso, ma effettivamente è un insetto che anche in questo momento può causare dei danni alle piante di agrumi. Piante di agrumi che, ricordo, a parte l'arancio amaro, sono molto suscettibili agli abbassamenti e ai venti freddi, agli abbassamenti di temperatura. Tanto che proprio in questi giorni noi dobbiamo porle al riparo, quindi o metterle in ambienti chiusi, oppure, come abbiamo detto più volte, coprire le nostre piante con del tessuto non tessuto che riesce a far sì che sotto questo tessuto ci siano temperature più alte di 5 gradi rispetto alla temperatura esterna. Quindi è il momento di prestare particolare attenzione agli agrumi. Ma torniamo alla minatrice serpentina. Phyllocnistis citrella è un lepidottero. Noi sappiamo che ci sono fra i vari patogeni animali, fra gli insetti, diverse specie di insetti, due fra tutti, lepidotteri, farfalle, ditteri, mosche, poi sappiamo ci sono gli apidi, ma tratteremo poi in altre occasioni di tutti o di vari patogeni animali. È un lepidottero, è una farfalla che depone l'uovo nel parenchima fogliare, quindi nella foglia, e poi la larva che nasce da questo uovo fa quelle gallerie sinuose che riusciamo un po' a vedere sui nostri teleschermi, e certamente queste gallerie poi provocano filoptosi, che vuol dire caduta delle foglie, e poi la pianta va incontro a fenomeni di disseccamento. Certamente se è presente adesso e noi portiamo le piante in un ambiente magari riscaldato, questo insetto poi va avanti anche d'inverno. Allora, come fare? Intanto ricordo che prima di porre gli agrumi in un ambiente protetto è opportuno effettuare degli interventi fitoiatrici, raccomandando sempre di prestare molta attenzione quando si
effettuano questi interventi e dispositivi di protezione individuali, guanti, occhiali, attenzione alle dosi, fare gli interventi nella maniera adeguata, dare del prodotto a base di rame, ossicloruro, solfato, in ogni caso dove ci sia questo principio attivo, il rame, che ispessisce anche le foglie e le rende più forti e quindi più resistenti agli abbassamenti di temperatura. Certamente in questo caso noi dobbiamo intervenire anche con un insetticida. C'è un insetticida biologico, peraltro particolarmente efficace, che si chiama, e noi come sempre enunciamo il principio attivo, quindi non il nome commerciale, perché i nomi commerciali possono essere tanti, l'importante è il principio attivo, che diremo però nel prossimo blocco, perché come sempre i tempi sono stretti e quindi appuntamento a tra poco. A te Carlotta. Ma quante cose si imparano grazie al nostro Simone, ma adesso andiamo a parlare con la nostra veterinaria Emily, il mondo degli animali. Emily, ciao, ben Carlotta. Ritrovata, che bella inquadratura. Grazie. Compagnia del nostro ospite, della protagonista di oggi, che è Maggie, uno splendido esemplare di Terranova di 5 anni, perché appunto parleremo di questa magnifica razza, ma non solo. Oggi ho il piacere, il grande onore di avere con me il presidente di un'associazione che nasce dall'amore per queste bellissime creature, il signor Alessandro Iozzelli. Buonasera Alessandro, grazie, e grazie per essere con noi. Grazie. Presidente dell'associazione Queen Forever di Prignano, non solo, tecnico di terzo grado e anche giudice di gara salvataggio nautico sportivo. Accidenti. Quindi cedo la parola al signor Iozzelli. Sì, grazie. Prego. Grazie dell'invito, dell'opportunità. E niente, abbiamo portato con noi una delle nostre Terranova che si chiama Maggie, ha 5 anni e io sono circa 20 anni che faccio questa attività in acqua con l'altra prima Terranova che avevo, e ora ne ho altre due, una più grande e una più piccola. Praticamente abbiamo poi fondato il centro cinofilo Queen Forever qui a Rignano sull'Arno, perché in memoria della nostra Terranova, la prima, che ha salvato 3 persone, abbiamo fatto un accordo con il comune ci ha dato uno spazio di circa 1500 metri quadri che io gestisco dal 2012. Ha salvato 3 persone? Sì, sì. In che occasione? Allora, una volta è successo a Baratti, facevamo il pattugliamento come bagnini di salvataggio, e una turista polacca praticamente stava andando via con la corrente e la mia Terranova con la mia moglie, che è bagnino di salvataggio, l'ha riportata a riva. L'altro intervento è stato sempre nella zona sempre di Baratti, era un bambino di 10 anni che praticamente si era allontanato, giocava col pallone con la corrente e siamo andati a riprenderlo. Poi abbiamo salvato un'altra persona nella zona sempre di Piombino lì, e sempre con lei, era sempre un turista tedesco. Che è molto affettosa, eh? Sì. Sono cani fantastici. Gigante gentile, un gigante, gigante buono. Gigante gentile, esatto. Sì. Hanno un carattere meraviglioso e hanno proprio un istinto innato al salvataggio, al senso di protezione proprio dell'essere umano, che poi li porta a essere degli esemplari con attitudini eccezionali per questo lavoro, il lavoro in acqua. Sì. Che, signor Alessandro, cos'è il lavoro in acqua? Allora, il lavoro in acqua praticamente iniziamo quando il cane ha fatto le prime vaccinazioni dopo i 3 mesi e inizia a essere un gioco. Praticamente andiamo in acqua insieme a lui e iniziamo a fargli riportare gli oggetti. Un salvagente, un riportello, un manicotto, tutto quello che è praticamente si può riportare indietro, il cane va, lo prende e lo riporta a noi. Poi ci sono dei vari gradi, ci sono 4 gradi di sviluppo, diciamo, ci sono i famosi detti brevetti sia sportivi, che poi dopo diventa il brevetto operativo, che deve essere bagnino il cane insieme al suo conduttore. Binomio. Un binomio. Ah sì, eh? Sì. E Maggie a che punto è?
Maggie ha fatto due brevetti, uno del club italiano Terranova, primo livello, e il primo livello dello XEN, che è il Centro Nazionale Educativo Sportivo Nazionale, di cui io faccio parte, e la nostra struttura è affiliata al CONI, insieme al che praticamente è una struttura che, come dicevo prima, ci ha concesso il Comune e ci ha dato questo spazio incomodato, e ringrazio anche l'amministrazione comunale di Rignano sull'Arno, perché insomma per la fiducia ci hanno dato in tutti questi anni, che portiamo avanti. Ecco, è proprio il caso di dire più Terranova per tutti in caso di adozione? Cosa... Allora, abbiamo come club italiano Terranova, abbiamo un circuito, si chiama Progetto No Lost Land. Praticamente vengono recuperati Terranova, poi vengono portati in una struttura su in Alta Italia, e lì abbiamo poi chi si occupa del recupero di questi animali, che li vuole adottare. Emily, quanto vivono? Sono cani che non vivono tanto, sui 10 anni, arrivano massimo a 10 anni, ecco. Quindi, e come tutte le razze, hanno bisogno di cure particolari, specifiche, di cui parleremo poi nella... Ne parliamo dopo. Dopo. Grazie mille Emily, grazie Alessandro. Adesso tutto sulla raccolta differenziata, grazie a questa pillola Alia. Alia Educational presenta La signora Vittoria e l'alluminio prezioso. Bene, abbiamo un problema, non importa, perché adesso, come sempre, spazio alla cucina, è tornato a trovarci il nostro chef Emanuele. Buonasera, buonasera a tutti, come e ben stai? Trovati. Ben ritrovato. Oggi si parla di crudite di cavolfiore, quindi andiamo a mangiare un cavolfiore crudo, marinato, e lo abbiniamo insieme a un salmone affumicato, olive da giasca e pinoli. Ma qui ti superi, quindi, tutte le è volte. Un piatto versatile che si può usare o come piatto vegetariano o vegano o quello che vogliamo. Non spoileriamo troppo, sai perché? Perché devono seguirci dalle ore 19. Fate la cucina, vi aspettiamo. Aspetta, Emanuele, adesso andiamo a parlare della scuola dell'eccellenza. Nuovamente insieme alla docente Francesca Rapaccini, e come ho preannunciato prima, c'è stato però un turnover in quanto a studenti, perché siamo in compagnia anche di Matteo Brunori e Alice La Monaca. Benvenuti anche a voi. Buonasera. Quindi stavamo spiegando l'importanza dello stage, che è molto importante anche per lo sviluppo delle competenze pratiche per lo studente, ma quali altri elementi servono per la loro formazione? Un istituto alberghiero non può prescindere da un ottimo insegnamento delle lingue straniere per formare giovani professionisti che troveranno lavoro nell'ambito del turismo. E quindi al Buontalenti si studiano 4 lingue. La prima lingua inglese per tutti e una seconda lingua scelta tra spagnolo, francese o tedesco. Si studiano attraverso un biennio comune dove si mettono le basi per la lingua, e poi nel triennio si approfondisce la conoscenza di una lingua settoriale, la microlingua, quindi una lingua legata al contesto e alla professione. Ma non c'è solamente questa didattica frontale con l'uso del libro di testo, che è importantissimo e necessario, ma si cerca di coinvolgere anche gli studenti in tantissimi progetti con l'estero. Tutto quello che è la mobilità, ad esempio l'Erasmus Plus, che è la possibilità sovvenzionata dall'Unione Europea di passare un mese di stage all'estero per i ragazzi di quarta. E c'è anche il post diploma, quindi dopo la maturità i ragazzi possono passare 3 mesi all'estero con l'Erasmus in paesi come Spagna o Malta. Ma ci sono anche dei progetti creati dalla Commissione Lingue dei docenti del Buontalenti, come un progetto di eccellenza che si chiama Background Mallorca, ed è sempre un tirocinio, tre mesi di tirocinio in un resort di lusso meraviglioso sull'isola di Mallorca alle Baleari. Oppure anche scambi di studenti tra scuole all'estero, quindi dove si parte e si accoglie. E infine i soggiorni linguistici, quindi una settimana nei paesi delle lingue studiate per approfondire la conoscenza linguistica ma anche la cultura del posto. Matteo, sei al quinto anno, intanto hai scelto l'indirizzo di? Sale e vendita. Ecco, come ti trovi al corso? Molto bene, i professori sono molto bravi, ci hanno formato.
per fare queste esperienze non solo nella nostra città ma anche all'estero. Hai partecipato a diversi stage. Ecco. Uno a Malta, e, sì, uno in Erasmus a Malta e uno qui a Firenze. A Firenze? Sì. Come è andato? Come sono andati? È andato molto bene questa a Firenze. Ho avuto la fortuna di lavorare in un hotel molto rinomato di Firenze, in Piazza Santa Maria Novella, dove i colleghi erano tutti giovani, sicché e tutto mi hanno sempre comunque seguito, quindi mi hanno aiutato a migliorarmi e mi hanno sempre insomma, cercato di aiutare. Alice invece? Sì, anch'io ho fatto uno stage di accoglienza turistica e appunto all'inizio avevo molta paura perché era il primo stage, avevo paura che la struttura dove ero stata mandata avesse altre aspettative che magari non ero in grado di soddisfare e invece poi appena iniziato sono stata in grado di soddisfare tutte le aspettative che avevano su di me perché comunque grazie alla formazione che ho avuto e grazie all'insegnamento e alle capacità che comunque avevo mi sono trovata molto bene, è andato veramente molto bene. Indirizzo di accoglienza turistica perché? Esatto. Perché comunque con questo indirizzo riusciamo a trasmettere molte più emozioni, ad avere un rapporto molto più intenso con l'ospite e riusciamo a far avere un soggiorno migliore con un'adeguata formazione. Matteo, perché sala e vendita? Sala e vendita perché inizialmente la mia intenzione era quella di prendere questo corso per poi prendere la professione per fare il barman e tuttora è così. E il mio sogno nel cassetto, infatti, è di aprire un cocktail bar. Mentre Alice, qual è il tuo sogno? Il mio sogno nel cassetto è lavorare come hostess in crociera e infatti adesso cercherò di prendere un corso sull'inglese e poi fare proposta. Ecco. Professoressa, li formati a 360 gradi sono sempre molto sicuri, eh? Grazie. Grazie mille, torno da voi più tardi. Dopo. Perché adesso torniamo a parlare di sicurezza, quindi con Rock and Safe. Stefano, Andrea, l'argomento di quest'oggi è esseri sicuri. Come Terranova, fra l'altro, ne hanno parlato poco fa, questa innata predisposizione per il salvataggio, che però viene educata sin da piccoli con l'esercizio. In qualche modo, se ci educassimo un po' di più a questo senso di prevenzione più che di protezione, beh, di sicuro ciò di cui ha parlato ora Andrea, del fattore umano, della leadership in safety o la safety leadership sarebbe più presente anche negli altri. A proposito di salvataggi, la sicurezza non sempre funziona, quindi dov'è che sbagliamo? Sbagliamo innanzitutto nel definirla, perché la sicurezza, soprattutto in Italia, è una parolaccia, è una parola densa di significati negativi. Quindi se noi diciamo sicurezza pensiamo a infortuni, a incidenti, a morti. Quando va bene pensiamo a leggi, a corsi noiosi, quindi non abbiamo creato intorno alla sicurezza una serie di significati che invitano le persone a interessarsi alla sicurezza. Diciamo che in senso generale abbiamo creato della sicurezza una definizione per assenza, cioè sicurezza definita come tutto quello che non vogliamo, non vogliamo infortuni, non vogliamo incidenti. E io mi sono chiesto, ma perché non si può definire la sicurezza per quello che è, no? Possiamo darne una definizione per essenza? E come spesso succede, le cose accadono per caso. Da papà di un bambino di seconda elementare, mentre ripassavamo gli esseri viventi e abbiamo visto che gli esseri viventi avevano delle caratteristiche, gli esseri umani hanno delle caratteristiche e io mi sono chiesto, ma perché non possiamo definire gli esseri sicuri, cioè le caratteristiche che fanno una definizione più bella della sicurezza? Ci sono organizzazioni sociali che contribuiscono a portare avanti queste cose? Sicuramente sì, bisogna organizzarsi, le persone sono animali sociali, devono mettersi insieme, devono perseguire scopi. Uno degli scopi più interessanti è proprio quello di lavorare a una ridefinizione della sicurezza. C'è stato il movimento di Italia Love Sicurezza. In primis le persone le abbiamo portate a chiedersi perché dovrei amare la sicurezza, perché in teoria la sicurezza viene odiata. Ma la stessa Rock and Safe,
perché devo abbinare la sicurezza al rock? Cosa c'entra la sicurezza col rock? Sono tutti tentativi in cui le persone si mettono insieme e cercano innanzitutto di ridefinire la sicurezza. Stai per lanciare un podcast, ce ne parli? Chi sono proprio gli esseri sicuri? Si chiama proprio Esseri Sicuri, sarà su questo format del podcast che personalmente mi piace veramente molto. È un podcast per non addetti ai lavori dove cerchiamo di raccontare la sicurezza in modo diverso. Saranno 5 puntate da 15 minuti fatte proprio come i podcast e cercheremo di ribaltare un po' il concetto. Ad esempio, parliamo del corso prematrimoniale. Sì. Tu ti immagini delle coppie che hanno intenzione di sposarsi e al corso prematrimoniale gli parlano solamente di divorzi e di separazioni? E la stessa cosa avviene nella sicurezza. Perché dobbiamo occuparci solo di incidenti e di infortuni? Giusto. Cosa c'è che va bene nella sicurezza? Il segreto del matrimonio felice è il segreto della sicurezza felice. Ci devono essere le ricette per quando le cose vanno bene, non solamente per quando le cose vanno male. Questo è essere sicuri. Prima ci hai parlato anche di tecnologia, ma sono più sicuri gli esseri umani o le macchine? È una bella domanda, però le macchine sono fatte dagli esseri umani e quindi alla fine la sicurezza, che sia che noi la vogliamo vedere dentro le regole, che noi la vogliamo vedere dentro le tecnologie, è un cane che si morde la coda, è un fatto puramente molto molto umano. Ecco. Beh, Stefano? Di sicuro. E poi ben venga la tecnologia, abbiamo visto anche nell'esempio imprenditoriale, un tempo si lavorava con il piombo che potenzialmente comunque poteva far male. Le leggi hanno imposto alle aziende di reinventarsi e quindi complimenti a queste aziende che hanno tolto quello che poteva essere un potenziale problema per la salute delle persone e quindi anche chi lavora in quel settore oggi si può sentire più tranquillo. Quindi fattore umano e tecnologia vanno a braccetto e devono andare sempre nello stesso verso, ovvero per stare meglio e stare bene tutti quanti. Grazie Stefano, grazie Andrea, torno da voi più tardi perché adesso torniamo a parlare di RCR Cristalleria Italiana con l'amministratore delegato Roberto Pierucci. Grazie nuovamente per essere con noi. Ah, salve, scusate, stavo guardando i nostri prodotti e sono talmente brillanti che serve un dispositivo, perdonate, di sicurezza proprio. Ah, quindi serve un dispositivo? Per la retina. Ce ne parli? Che dispositivo è? Allora, no, il dispositivo che avevo ora per la brillantezza era un occhiaio da sole, perché veramente è una brillantezza unica e purtroppo dobbiamo garantirci, insomma, la salute del nostro bulbo oculare. Allora, ci eravamo lasciati parlando di questa azienda RCR, un'azienda che oggi occupa con l'indotto più di 400 lavoratori e un'azienda che lavora 24 ore su 24 in tutte le vetrerie. È un'azienda che, dicevamo, era prossima a dover cambiare circa 10 anni fa il proprio modello di business. Noi l'abbiamo cambiato con un processo, diciamo, un po' uguale e contrario rispetto a quello che viene applicato normalmente nel business management. Nel senso che siamo partiti dalla sostenibilità sociale e ambientale per poi arrivare come obiettivo alla sostenibilità economica, che è quella che effettivamente stiamo cercando. Che cosa significa? Significa che in questo processo virtuoso siamo partiti proprio con un claim, che è quello che stiamo mantenendo da 10 anni, che ci contraddistingue, che dice: far bene alle persone e all'ambiente fa bene al business. Quindi nel nostro caso abbiamo ritenuto che la salvaguardia della salute e la sostenibilità ambientale potessero condurci poi a quelli che erano gli obiettivi economici che stavamo cercando. Praticamente come abbiamo operato? Abbiamo operato prima di tutto lavorando sul nostro processo produttivo, cercando di renderlo il più virtuoso possibile. Considerate che la nostra azienda è un'azienda che abbiamo elettrificato totalmente al 100% e questo significa che praticamente le nostre emissioni di CO2 nell'aria si sono ridotte in maniera consistente già dagli anni 2000 fino poi a diventare negative dal 2010 in poi. Oggi c'è la legge sul clima che conosciamo che ci dice che entro il 2030 tutti i paesi dovranno diminuire di almeno il 50% le emissioni di CO2 in atmosfera a partire da quelle del 1990. Ecco,
Molti oggi parlano di ambiente, di sostenibilità, un po' per prendere voti, un po' per ipocrisia e vendere un po' di più. Noi lo facciamo perché lo abbiamo sempre fatto. Questo obiettivo noi l'abbiamo raggiunto nel 2010, diminuendo del 55% le nostre emissioni e usando soltanto l'elettricità per il nostro processo produttivo. Considerate che l'elettricità che usiamo noi per la nostra produzione è equivalente a quella che viene usata da un paese di circa 5.000 persone. Quindi potete immaginare che grandi energivori che siamo. Elettrificazione della produzione, ma non solo. L'energia che noi usiamo proviene soltanto da fonti rinnovabili, direttamente o indirettamente. Abbiamo coperto nel 2012 circa 30.000 metri quadri nei nostri tetti con pannelli fotovoltaici, usiamo una piccola centrale a biomasse e usiamo la geotermia. Quindi non soltanto usare elettricità, ma essere attenti a usare quell'elettricità che appunto può essere rinnovata. E non ultimo il fatto che tutto questo ci porta ad avere il nostro prodotto, ad inserirlo nell'economia circolare, per cui la riciclabilità del nostro prodotto è pari al 100%. Ma non solo il processo produttivo, abbiamo lavorato anche sul nostro materiale. Il nostro materiale, diciamo prima, cristallo al piombo, il piombo se n'è andato, è uscito, ma a quel punto non abbiamo rinunciato assolutamente a quelle che sono le caratteristiche che avevano i nostri prodotti con il piombo, cioè la brillantezza, cioè la sonorità, cioè la trasparenza totale. Considerate che un vetro non nasce mai trasparente, ha sempre bisogno di qualche trattamento. Nel nostro caso no. Perché? Perché il materiale su cui abbiamo lavorato, che abbiamo lanciato, oggi è l'unico cristallo ecologico presente nel mercato, cristallo senza piombo, è anche per questo ecologico, ma non solo per questo. Uno, perché usiamo materie prime non inquinanti, quindi non usiamo per esempio nessun decolorante, preferiamo spendere di più nella fase iniziale di ricerca delle materie prime, ma non andare a decolorare e potenzialmente ad inquinare. Poi usiamo materie prime che non sono necessarie per usi medicali, perché attenzione che molte materie prime vengono sottratte per altri usi, soprattutto nella medicina. Noi potremmo farlo, ci semplificherebbe il nostro processo produttivo, non lo facciamo perché chiaramente questo fa parte anche dell'aspetto etico che stiamo portando avanti. Quindi usiamo materie prime purissime, come dicevamo, tutto questo ci ha portato a raggiungere la sostenibilità economica. Perché? Perché comunque, essendo virtuosi, risparmiamo fortemente sui consumi energetici. E potete immaginare, soprattutto in questo periodo in cui, per esempio, per noi il costo dell'elettricità è aumentato di 3 volte rispetto a 5 mesi fa, come quello del gas è aumentato di 6 volte. Ma noi già ci eravamo portati in una fase di grande risparmio attraverso l'elettrificazione, attraverso l'uso di energie rinnovabili, come diciamo prima. Poi abbiamo raggiunto anche il discorso del cristallo ecologico. Nel mercato si usa un concetto che è quello della USP, Unique Selling Proposition. Cioè... Roberto! Prego! Scusa se la interrompo, ci torniamo più tardi. Ci lasciamo sulla Unique Selling Proposition. Benissimo. Grazie mille, a dopo, grazie Roberto. Cosa succede adesso? Che noi andiamo in pubblicità, ma restate con noi perché torniamo subito. E eccoci qua per la seconda parte di Tada, mi ricarico con un buonissimo caffè toscano e a tal proposito rendo la linea al nostro Antonio per Idea Toscana. Tada! Eccoci qua. Quindi, vediamo come fare a riconoscere il tipo di pelle che abbiamo. Vi ho parlato di un piccolo trucchetto. In primis però vi voglio dire che la cosa fondamentale per mantenere un grado di pelle sana, quindi sinergica, bella, compatta, la prima cosa da fare in assoluto sempre in tutti i tipi di pelle è la detergenza, quindi sapere come pulire la propria pelle. E qui ci sono modi diversi per purificare la propria pelle, sia che abbiamo una pelle grassa, una pelle secca o una pelle mista. Fondamentalmente i 3 grandi tipi di pelle che abbiamo sono questi. Allora, passiamo al trucchetto. Ho portato qui un set che noi usiamo per
la cortesia alberghiera, dove potete vedere ci sono dei dischetti che sono dei semplici dischetti per struccarsi. Questi dischetti sono in cotone. Allora, come fare per capire che tipo di pelle noi abbiamo? Dopo una detergenza che è fatta appunto per la pelle secca, grassa e mista in maniera diversa, lasciamo passare circa un'oretta. Poi, come nel caso di questo studio dove le luci sono belle forti, prendiamo un batuffolo di cotone o un dischetto e lo passiamo nelle parti più, diciamo, nevralgiche del nostro volto, che sono appunto la zona, quella che viene definita dagli esperti a T, e intorno alle ali del naso. Ecco, se questo dischetto, dopo un'ora che abbiamo fatto la nostra pulizia della pelle, risulta con dei gradi di untuosità oppure no, a quel punto possiamo determinare in maniera molto semplice se la nostra pelle è una pelle grassa, è una pelle secca o è una pelle mista. Come si fa? Se il dischetto manifesta degli evidenti segni di untuosità, è chiaro che la nostra pelle è una pelle grassa, ovvero dopo una detergenza, dopo un'oretta circa, la pelle ha sentito la necessità di essere protetta ancora dal sebo, che è un grasso animale che noi produciamo con naturalità, e quindi viene richiesto dal cervello la secrezione delle ghiandole sebacee del sebo e la nostra pelle piano piano va a lucidarsi. E questo è un effetto che noi tentiamo ovviamente di combattere, perché la pelle lucida è un anestetismo della pelle. Ma questo determina il fatto che noi si parta dall'avere una pelle grassa. Se dopo un'oretta dalla detergenza, quando passiamo il nostro dischetto, come vi ho fatto vedere, il dischetto risulta assolutamente asciutto, privo di ogni forma di untuosità, allora lì siamo in presenza di una pelle estremamente secca. E questa pelle secca va curata, poi vi dirò come una pelle secca. Nel caso in cui il grado di untuosità sia minimo, siamo in presenza di una pelle mista. Perché mista? Perché si ungerà nei lati del volto che vi ho fatto vedere, in questa zona, diciamo, a T del volto, mentre il resto del volto, ora non guardate me che ho la barba, ma le signore che non ce l'hanno, avranno una pelle, diciamo, più secca. Quindi questa contemporaneità di pelle grassa e di pelle secca determina quello che viene definito regolarmente una pelle mista. È una pelle non semplicissima da curare, sicuramente molto più delicata rispetto alla pelle grassa e, diciamo, un pochino più nutrita della pelle secca. Poi vi racconterò come fare poi per fare un'ottima detergenza, perché partiamo da quella chiaramente. Quindi prima di arrivare alle creme anti-età, alle creme rassodanti, alle creme di tutti i tipi, una grande detergenza è sinonimo di una pelle perfetta. Nel prossimo frame vi racconterò come fare a, per ogni tipo di pelle, usare i prodotti giusti per avere una pelle detersa al 100%. A te, Carlotta. Benissimo Antonio, super curiosa, perché non le pelle perfette ci piacciono, ma adesso tutto sulla raccolta differenziata grazie a questa pillola Alia. Alia Educational presenta La signora Vittoria e l'alluminio prezioso. La signora Vittoria sta preparando la sala per l'incontro settimanale di bridge, ma sta per commettere un piccolo errore. Maria Olimpia, senza un goccetto di vodka non mi si mette neanche a sedere. Ah, ma questa è finita, eh? Allora la facciamo gettare. L'alluminio, presente nei tappi di molti contenitori e bottiglie, è un materiale prezioso. Non venirmi tu a insegnare cosa è prezioso e cosa no. Separiamo sempre i tappi dal vetro e gettiamoli nel contenitore degli imballaggi. In questi tempi moderni è prezioso anche l'alluminio. Mettiamola così. E adesso sarebbe molto prezioso che tu te ne andassi. Grazie a Daria e a Gaia Nanni, perché noi ci divertiamo e impariamo. Ma adesso, Simone, sei pronto con Alchimia Botanica? Ta-da! Prontissimo. Eccoci qui. Riaffrontiamo il problema, perché questo è un problema, della minatrice serpentina degli agrumi, come ci hanno sollecitato
alcuni telespettatori. Abbiamo detto che è il momento di intervenire con un principio attivo particolare e abbiamo già detto che è un prodotto biologico, quindi autorizzato anche in agricoltura biologica, e si chiama questo principio attivo azadiractina, detto anche olio di neem. È una sostanza che si estrae da una pianta, che si chiama Azadiracta indica, quindi come dice il nome, originaria dell'India, ma in realtà presente anche in Africa. Ormai le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori sanno delle mie numerose missioni, diversi anni fa purtroppo ormai, in Africa, per un progetto particolare, il progetto Tanzania. Ecco, in quell'occasione io ho avuto modo davvero di vedere le piante di Azadiracta indica, dalle quali si estrae questo prezioso principio attivo che serve in questo caso per combattere la minatrice serpentina degli agrumi. Dopo aver fatto l'intervento, gli agrumi si pongono in ambiente protetto perché le temperature stanno velocemente abbassando e si aspetta poi la prossima primavera per intervenire. Ecco, questo è quanto dobbiamo fare per questo patogeno particolarmente pericoloso per gli agrumi. Ricordo anche che troppi interventi, quindi se dovessimo fare diversi interventi con lo stesso principio attivo, in questo caso l'Azadiracta indica, andremo incontro a fenomeni di resistenza. Di resistenza a volte anche incrociata, perché gli insetti resistono ai nostri interventi e quindi bisogna prestare particolare attenzione e cautela. Torniamo però all'argomento principe di oggi, che è la potatura. Noi ci eravamo lasciati settimana scorsa parlando della potatura di allevamento, come in queste settimane, dopo i trapianti delle piante da frutto, se dovessimo fare dei trapianti di piante da frutto, dobbiamo intervenire con quella che si chiama potatura di allevamento. Perché allevamento? Perché non serve a far produrre la pianta, come la potatura di produzione che vedremo subito dopo, ma serve a far sì che la pianta cresca nella maniera che noi vogliamo, nella forma di allevamento che noi abbiamo deciso, che può essere a vaso, può essere a palmetta, se siamo in presenza di olivo può essere a vaso cespugliato, se siamo invece in presenza di un vigneto può essere a capovolto, come le nostre viti erano abituate, personalizzando un po' le piante, a essere potate fino a alcuni anni fa, oppure a cordone speronato, che è una moderna tecnica di potatura di questi ultimi. Però a noi interessa anche quella che si chiama potatura di produzione, cioè quella potatura, quelle fasi di taglio che servono perché la pianta produca fiori, e certamente se è una pianta da frutto doppio fiori i frutti, o se è una pianta da fiore le rose soltanto i fiori. Dobbiamo conoscere allora le gemme. Noi dobbiamo sapere che ci sono gemme a legno e gemme a fiore. Ed è chiaro che le gemme a legno produrranno solo vegetazione e quindi solo rami e quindi né fiori e chiaramente nemmeno frutti. E quindi se noi erroneamente dovessimo tagliare tutte le gemme a fiore, noi non avremmo né fiori né frutti. Come facciamo a riconoscerle? Questo era un test che ci facevano quando facevamo gli esami di botanica. Le gemme a legno sono appuntite, le gemme a fiore sono arrotondate. Vedremo nel prossimo blocco come fare poi a riconoscere i rami a legno e i rami a fiore. Il tempo, come sempre, ci costringe a essere molto veloci. A te, Carlotta. Grazie mille, Simone. Adesso torniamo a parlare del gigante gentile, il mondo degli animali. Carlotta, adesso sei in compagnia di? Sì, è doppio onore questa sera, in compagnia del responsabile nazionale CSN, in particolar modo il signor Alessandro Zannini, che è responsabile nazionale anche proprio del comparto nautico di cinofilia.
sportiva. Benvenuto, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie per l'invito. Ci illustrerà poi progetti futuri, giusto? Sì, Alessandro, nel terzo blocco. Però tornando un po' alla nostra protagonista, Maggie, un Terranova appunto di 5 anni, diciamo anche un po' le cure particolari. Sì, ci siamo fermate sulle problematiche. Sì, problematiche che può portare, legate diciamo a questa razza. Come tutte le razze richiede di cure specifiche, in particolar modo questi cani hanno una conformazione, una morfologia proprio funzionale, che vuol dire? Nel senso che si è formulata in base proprio alla loro storia e quindi all'ambiente nel quale questa razza si è sviluppata. Sono cani nautici, proprio cani bagnini, diciamo, e questo e tutto parla di questo. Infatti, se vediamo Maggie, notiamo che ha questo folto manto, che è un manto doppio, idrorepellente, proprio perché per proteggere il cane in acqua dalla dispersione termica. E quindi inoltre le zampe di Maggie presentano proprio sono palmate, e questo facilita ulteriormente la loro abilità nel nuoto. Inoltre la loro grossa coda funge proprio da timone. In acqua loro diventano proprio dei bagnini provetti e sono cani eccezionali, di un'indole straordinaria, con un senso, come dicevo prima, di protezione molto spiccato, che comunque va aiutato inizialmente quando prendiamo un cucciolo di Terranova. Questo suo istinto protettivo, diciamo rivolto verso il nucleo familiare, va un attimino imprintato, e curando la socializzazione questo istinto protettivo va un po' indirizzato, perché potrebbero sorgere problemi di iperprotezione verso proprio il nucleo familiare. Sì, tendono a essere molto protettivi, quindi con la socializzazione noi facciamo imparare al nostro cane a essere comunque socievoli anche con estranei, con altri animali, con altri ambienti. Questo è fondamentale. E, oltre a questo, dobbiamo curare l'alimentazione, perché sono cani ovviamente di grossa mole, con un accrescimento molto importante. Quindi cosa mangiano? Quindi specialmente nella fase post svezzamento e nella fase di crescita bisogna stare molto attenti all'alimentazione, perché innanzitutto per dare un apporto di nutrienti ottimo e ideale, ma anche per non spingere o accelerare troppo l'accrescimento, perché potrebbe comunque predisporre a problematiche articolari, che sono diciamo problematiche un po' di questa razza. Questa razza soffre molto facilmente di quelle che vengono appunto dette displasia dell'anca e del gomito, che possono essere predisposte ulteriormente da un accrescimento troppo rapido o da un'alimentazione appunto errata. Anche il movimento, quando diciamo nella fase di accrescimento, deve essere moderato, deve essere controllato e appunto deve essere un allenamento progressivo. Non dobbiamo sforzare il nostro cucciolo, perché questo potrebbe comunque comportare uno stress ulteriore alle articolazioni e dare comunque altri fattori predisponenti per appunto queste problematiche articolari. Poi sono cani che ovviamente dobbiamo stare attenti al caldo, perché soffrono molto il caldo, possono avere colpi di calore. Questo ovviamente non avviene se hanno la possibilità di farsi un bel bagno, perché che loro amano fare, però ecco, se non c'è la possibilità di bagnare il cane, dobbiamo stare attenti, specialmente nei periodi estivi con le temperature alte, perché potrebbero insorgere problemi. Un altro problema è l'obesità, perché questi cani molto attivi in acqua si adattano perfettamente alla vita in casa, diventano un po' pantofolai, vero Alessandro? Esatto. Mi può confermare. E quindi insomma dobbiamo comunque stimolare al movimento il nostro cane nel modo corretto e che comunque lo mantenga in salute. Grazie Emily, grazie Alessandro, dopo ci spiega quella che è la sua associazione, giusto? Volentieri. Sì. E progetti futuri. Benissimo, grazie mille. Ma adesso lo sappiamo, una pillola Alia tira l'altra, guardiamoci in un'altra. Alia Educational presenta Jennifer e i vasetti sporchi. Jennifer, l'americana di San Frediano, sta portando dei vasetti al contenitore del vetro, ma sta per commettere un piccolo errore. Ma quanti marmellati l'ho mangiato questa settimana? Questo rosso e che lì? Ah, il ragù di cinghiale, buono.
I vasetti e i contenitori in vetro devono essere svuotati e sciacquati. E che rigoverno i sudicio? Soltanto rimuovendo i residui di cibo, il vetro può essere riciclato correttamente. Oh, se l'ha fatto i manzoni di risciacquare due panni in Arno, io posso anche rigovernare due barattoli, no? Ora però fammi andare via, perché secondo me questa qui mi chiede anche di spazzarli casa. Fantastica Gaia, ma adesso torniamo a parlare della Buontalenti, quindi la scuola dell'eccellenza. Ta-da! Con i due docenti, Francesca e Giacomo, quindi com'è stata la ripresa dello stage dopo questo periodo del Covid? Possiamo dire che della ristorazione è grande, e quindi noi ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo mandato i ragazzi che c'erano prima, sono ragazzi di classe quinta, hanno fatto un mese di stage, l'hanno terminato, successo notevole, perché c'è da considerare che sono abbastanza grandi ma non hanno mai lavorato, quindi entrare nel mondo del lavoro è una cosa molto difficile, sottovalutata, perché è completamente diverso da quello che in realtà poi si fa a scuola. E abbiamo ottenuto un successo non indifferente. Ora al momento ci sono invece i ragazzi di quarta e poi successivamente partiranno i ragazzi di terza che arriveranno fino alle vacanze di Natale in stage. Bene, così facendo. Sì, siamo molto contenti. Quali sono le linee guida dell'orientamento che adattate con la Buontalenti? Allora, l'orientamento invece riguarda le classi, diciamo le terze medie, che avranno gli alunni che hanno intenzione di iscriversi da noi. Ecco, diciamo che la scuola insieme alla famiglia ha un ruolo importante nella scelta dello studente per il proprio futuro. Deve essere una scelta consapevole ma fatta dallo studente stesso. Ecco, non è giusto, non è corretto che la scelta sia fatta da altri, che sia un'opera di convincimento nostro. Che a volte succede, eh? Succede, sì. Infatti noi ci adoperiamo nel cercare di fare un orientamento serio, in maniera tale che lo studente possa capire quali sono le condizioni che lo attendono, però senza che sia condizionato nella scelta. Ecco, quindi che faccia una scelta consapevole, fatta da lui stesso, perché poi dopo le motivazioni si vengono tradite e poi ci sono dei problemi magari che arrivano successivamente. Per fortuna nel nostro caso succede raramente, perché la maggior parte degli studenti sono molto felici di frequentare la nostra scuola e questo, ne siamo altrettanto contenti di questo dato. Ecco. Ce lo state dimostrando, anche perché abbiamo la fortuna di avere i vostri studenti settimana dopo settimana che, certo, appunto ci raccontano questa cosa. Sì. Poi noi veniamo da quella che è la loro esperienza. Sì, sicuramente. Professoressa, invece, le famiglie come possono fare per approfondire la conoscenza dell'offerta formativa? Per conoscere la nostra offerta formativa quest'anno è nuovamente possibile incontrarsi di persona, quindi sono felice di poter invitare le famiglie e gli studenti di terza media a venire a trovarci in una delle occasioni che vi proponiamo e che sono possibili sia nella sede di San Bartolo a Cintoia sia nella succursale di Via De Bruni e che comunque trovate in dettaglio nel nostro sito. Quindi alla voce orientamento. Gli open day? Gli open day, benissimo, quindi la scuola aperta, gli open day in presenza che si svolgono il sabato, nell'intera giornata del sabato, adesso a fine novembre, inizio dicembre, ma c'è anche un open night, quindi nello stesso periodo il venerdì sera, dalle 18 in poi, le famiglie possono venire a visitare la scuola e magari assaggiare anche un aperitivo preparato e servito dai nostri studenti. Rimane comunque la possibilità di fare gli open day virtuali, quelli online, su piattaforma Meet, e poi ancora due occasioni. Le visite, prenotando un appuntamento sul sito della nostra scuola, si può visitare il pomeriggio accompagnate da un docente, e poi un'occasione speciale pensata apposta per gli studenti di terza media, come diceva Giacomo prima,
che sono i protagonisti di questa scelta, le lezioni aperte a gennaio, quindi i ragazzi potranno passare una mattinata a scuola al Buontalenti insieme ai nostri studenti a seguire le nostre lezioni. Quindi negli open day le famiglie vengono accolte da voi docenti? Sì, da noi docenti e anche dagli studenti, perché è bello vedere l'entusiasmo con il quale i nostri docenti e ascoltare fanno vedere, le varie anche fanno vedere quello che sanno, no? Fare, quello che hanno imparato e mostrare alla scuola, sì. Io vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi, grazie Francesca e grazie Giacomo. Grazie a voi. Alla prossima settimana con altri studenti e altri docenti. Bene. Grazie mille. Adesso andiamo a parlare di Rock and Safe, quindi di sicurezza. Ecco, torniamo a parlare quindi del futuro della sicurezza nelle aziende. Quali sono gli studi e le tendenze? Beh, nelle aziende c'è un ritorno alla fiducia verso le proprie persone, c'è un utilizzo della sicurezza come una leva di crescita, no? Delle persone, e si va in accordo con quelle che sono le tendenze accademiche del momento, come ad esempio la CFT2 oppure la CFT Differently. Per usare una frase ad effetto, i motivi per cui le cose vanno male sono gli stessi motivi per cui le cose vanno bene. E quali sono questi motivi? Sono le persone che ogni giorno fanno tante piccole variazioni a quello che è previsto, a quello che sono le regole. Spesso lo fanno in buona fede, spesso lo fanno perché sono convinte che altrimenti non potrebbero portare a termine il lavoro. E quando il lavoro viene portato a termine, le cose vanno bene. Sì. E quando invece qualcosa è andato storto, quando quella deviazione si è sommata ad altre e ha provocato un qualcosa di negativo, le cose sono andate male. Ma alla base il comportamento è stato lo stesso, spesso anche in buona fede. Uno degli esempi più eclatanti, no, delle nuove tendenze è stato una piazza nei Paesi Bassi dove c'era un alto tasso di incidentalità e un professore universitario molto famoso, Sidney Decker, ha proposto di togliere completamente tutta la segnaletica verticale e orizzontale. Questo, secondo lui, avrebbe riportato le persone all'essere, quindi alla ricerca del comportamento primitivo. Ci è riuscito? Sì, zero incidenti. Quindi le persone nel momento nel quale non erano più governate da regole o appoggiate a delle regole, ma dovevano tornare a essere persone, hanno messo in campo il comportamento sociale più efficace, il ritorno all'essere. A tal proposito adesso ci rivolgiamo a tutti i nostri telespettatori, cosa possiamo fare tutti noi per dare un contributo? Beh, ogni volta che noi cerchiamo di educare ai valori fondanti, ai valori di base, stiamo facendo sicurezza. Oggi la sicurezza la vogliamo vedere come prendersi cura degli altri, la potremmo chiamare fratellanza, anche se magari è un termine che è un po' uscito, no, dal nostro quotidiano. Oppure potremmo anche pensare di essere posti verso l'azione, verso un'analisi anche un po' più scientifica, no? Posso fare qualcosa? La provvidenza, no? Il saper vedere e provvedere. Che cos'è oggi la provvidenza? Quindi io il consiglio è di andare a rispolverare qualche termine che magari usiamo meno spesso. A me è tornato utile i termini che mi hanno insegnato ad esempio a catechismo. Sono termini che per la sicurezza dell'essere vanno benissimo. Fratellanza, fiducia, provvidenza. Le famiglie possono fare questo, educare, continuare a impegnarsi ed educare dei valori di base. Educare? Educare è comunque la parola di oggi. Comune denominatore comunque di tutti gli appuntamenti, sì, che noi abbiamo. E assumersi la responsabilità nell'educare i bambini, ma anche gli adulti, a un qualcosa di positivo, cioè penso che ci fa stare bene, ora al di là dei paroloni, ci fa stare bene. E quindi è il ruolo di chi, come me, come Andrea, tutti i giorni, che sia poi davanti a una macchinetta del caffè piuttosto che su un palco, cerchiamo di tradurre con le nostre parole e attraverso anche le emozioni. E attraverso la musica. E attraverso la musica, no? Visto che parliamo di Rock and Safe, ma d'altronde se guardiamo gran parte dei testi delle canzoni sono racconti di vita e talvolta, sì, sono racconti di vita davvero belli.
Grazie Stefano per essere stato con noi anche oggi. Ci sveli qualcosa della prossima settimana? Assolutamente no, comunque vi garantisco. Io Andrea ci provo, tutte le settimane. Ho seguito con interesse tutte le vostre puntate e so che non si sbottona mai, no. Però insomma, questo... Soprattutto non si sbaglia mai. Grazie anche per l'ospite di quest'oggi. Grazie a voi. Beh, persone come Andrea e tanti altri sono la dimostrazione che in Italia c'è chi fa bene e è bene che... gli venga data la giusta visibilità. Grazie. Benissimo, Andrea. A noi queste cose ci piacciono e anche tanto. Grazie Stefano, grazie Andrea. Grazie. Adesso torniamo a parlare di RCR Cristalleria Italiana con Roberto Pierucci. Eccoci. Eccoci Roberto, dove ti ho interrotto prima? Dunque, ci siamo interrotti sul cristallo ecologico, questo materiale che noi abbiamo presentato in tutto il mondo e devo dire, parlavamo di USP, cioè Unique Selling Proposition, praticamente quello che ogni azienda, su cui ogni azienda si dibatte, fatica per trovare in una parola qual è la caratteristica e la differenza da tutte le altre, gli altri concorrenti. Per noi è questo materiale, appunto il cristallo ecologico che abbiamo definito prima, perché si chiama così, e anche l'amore per il territorio, perché poi questo è un altro elemento. Noi produciamo 100% made in Italy, ma direi 100% made in Tuscany. Ogni anno portiamo nel mondo più di 40 milioni di bicchieri, di calici, che quindi vanno nei bar, nei ristoranti, nelle case di tutto il mondo, ma guardiamo sempre al territorio in maniera particolare e anche le collaborazioni che abbiamo con degli operatori importanti del territorio per noi sono un motivo di crescita. Per esempio, attualmente la partnership che non rappresenta, non ha mai rappresentato una mera operazione commerciale, ma una vera condivisione di valori che abbiamo con Unicoop. Attualmente siamo in tutti i punti vendita Unicoop con una collezione originalissima, importante, anche artistica se vogliamo, perché poi è firmata da un artista come Ugo Nespolo. Questa è una partnership che è con e per il territorio, nel senso che è per il territorio perché poi alla fine salvaguarda un po' quello che è il futuro dell'occupazione e della vita stessa sociale del territorio, allo stesso tempo arricchisce il territorio, soprattutto per quelle che sono le scelte di qualità dei consumatori. Guardiamo insieme a Unicoop queste scelte di qualità, le rispettiamo, poi pensiamo una cosa, che il bicchiere e il calice sono dei prodotti, sono delle cose molto intime, perché noi le portiamo a contatto con le nostre labbra. Mi piace dire che è un po' come scegliere chi baciare, no? Scegliere di baciare qualcuno è una cosa importante e molto intima. Quindi non si bacia il primo che si incontra per strada, ma si bacia chi salvaguarda appunto la salute, chi pensa all'ambiente e chi effettivamente pensa anche al territorio. Per il futuro, quindi quello su cui stiamo lavorando, anche prendendo spunto da questa collaborazione con Unicoop, è quello di aumentare il più possibile un gesto quotidiano. Bere è un gesto quotidiano, lo facciamo tutti, a tutte le latitudini, e dobbiamo divertirci anche a bere un bicchiere d'acqua, perché spendiamo una parte della nostra vita per fare questo. Allora facciamolo con dei prodotti che ci divertono. E per farci divertire sempre di più, devono essere dei prodotti che hanno una destinazione d'uso ben precisa. Per esempio, per quanto riguarda la nostra offerta, il nostro catalogo, stiamo sempre più lavorando sulla parte della degustazione, quindi tutta la parte del testing, come si dice in inglese, quindi vino e via dicendo. Come un altro elemento molto importante è quello che riguarda invece il mondo del mixology, un mondo straordinario, divertente, che poi questo è l'obiettivo che dobbiamo avere. Vedete qui un prodotto fatto per il Moscow Mule, un cocktail, come un altro tipo di ricerca fatto su altri cocktail come il gin tonic e via dicendo. Quindi l'innovazione, questa innovazione aperta, open innovation, come si dice, deve essere un elemento fondamentale. Per chiudere, come fondamentale deve essere dimostrare e poter condividere con tutti ciò che si fa. La Toscana è apprezzata chiaramente per le bellezze naturali, apprezzata per le bellezze artistiche, per quelle culinarie gastronomiche, ma attenzione perché c'è un'arte manifatturiera in Toscana che forse
è tra i livelli più alti che si possono incontrare nel mondo, che riguarda i tessuti, che riguarda la pelletteria, ma che riguarda nel nostro caso anche proprio il vetro. Quindi il progetto che stiamo portando avanti per aver firmato un protocollo con la Regione Toscana è quello di aprire la nostra fabbrica alle visite, a vedere questo mondo straordinario, quello della produzione del vetro, in cui avete visto alcune immagini che passavano, è straordinario, è, non lo so, fa innamorare, perché all'interno ci sono tutti gli elementi della terra. C'è il fuoco, che chiaramente tempera, che rende forti i nostri prodotti. Sentite i rumori che rivedete che non si è rotto. Che rende forti i nostri prodotti. C'è l'acqua che li pulisce, c'è il vento che ci soffia dentro e gli dà forma, e allo stesso tempo c'è la terra, che è quello con cui praticamente la sabbia lo riformiamo. C'è tutto. C'è tutto, come c'è anche il nostro Factory Store, quindi veniteci a trovare, perché ci troverete qui belli e gasati. Grazie mille Roberto, sei stato... Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto, eh? Grazie, viva il lupo, viva sempre. Grazie mille. Adesso Antonio con Idea Toscana. L'accenno alla toscanità fatta dal precedente ospite è chiaramente parte di ciò che noi facciamo. Noi addirittura ci chiamiamo Idea Toscana, quindi sapete che fare prodotto in Toscana per noi è un must, è un onore. Portiamo questo nostro lavoro a giro per il mondo, come altre realtà toscane di eccellenza, e quindi insomma ci riempie d'orgoglio essere vicini ad altre aziende che rappresentano questo territorio così bene e così in maniera potente nel mondo. Ritorniamo a noi. Allora, ogni tipo di pelle ha la sua routine di detergenza. Partiamo da una pelle che non esiste, non l'ho neanche menzionata, si chiama pelle normale, e direi che, per fare una battuta vista l'ora, è un po' come l'uomo ragno, no? Cioè, la pelle normale non esiste. Non esiste perché la pelle normale diventa grassa, secca o mista con il tempo, perché chiaramente c'è un'interazione degli ormoni durante la crescita, poi nelle varie fasi della vita ci sono momenti di stress, ci sono momenti in cui la parte, diciamo, ludica non può essere non affrontata, penso ai giovani che fanno di tutto, e poi le piccole ripercussioni appunto si hanno sulla pelle. La pelle normale è rarissima, e la pelle normale solitamente, quando lo è, rarissima, poi si declina in tendente al secco, tendente al misto, tendente al grasso. Quindi la pelle normale in realtà è quella dei bambini, ma non è quella di noi adulti. E quindi, per avere una detergenza efficace, due sono fondamentalmente le cose che dobbiamo fare per avere una pelle straordinaria: una grande detergenza e una grande idratazione. Partiamo dalla detergenza, che è il tema di oggi. Prendiamo in esame la pelle secca, che sarà detersa con un prodotto come il latte detergente. Vedete qua nella linea prima spremitura bio organic da Natru, quindi oltre il 95% di grado biologico. Abbiamo uno splendido latte detergente per le pelli molto secche e secche. Poi abbiamo un'acqua micellare che va bene un po' trasversalmente per tutti i tipi di pelle. Me ne ho decantato altre volte la facilità d'uso e la bontà del prodotto, e quindi va bene per la pelle mista, per la pelle secca non tanto, perché vi ho detto c'è il latte detergente, ma per la pelle grassa, e anche lì non tanto, perché la pelle grassa ha come proprio, diciamo, testimonial, come tutore, il tonico analcolico. Ecco, con questi tre prodotti si detergano tutti e tre i tipi di pelle e si ha una routine efficace per poi affrontare, una volta detersa in maniera corretta, l'applicazione delle varie creme, che possono essere appunto per la pelle grassa, per la pelle secca o per la pelle mista. Quindi un sistema trifasico con tre possibilità di scelta: per la pelle grassa il tonico, per la pelle mista l'acqua micellare o per le pelli giovani, e per la pelle secca il latte detergente. Vi faccio un piccolo accenno con grande orgoglio: noi domani l'altro apriamo il nostro primo negozio internazionale a Barcellona,
in Carré de Balmes numero 260, quindi è un bellissimo negozio che rappresenta in toto la Toscana. Seguiteci sui nostri social, prevalentemente su Instagram. Ne abbiamo aperto anche uno spagnolo, si chiama guarda caso Idea Toscana S, quindi con il suffisso ES finale, e ve ne faremo vedere le belle, perché anche quello è un negozio esperienziale sullo stile di Firenze, ma con qualcosa di diverso per non fargli tutto uguali. E speriamo che sia il primo di un'avventura estera che ci vedrà protagonisti in prima persona, quindi non più solo e unicamente con dei distributori. E quindi niente che dire, mi faccio in bocca al lupo per questa avventura che seguirà prevalentemente mio figlio, che da tempo è là e che sta facendo un ottimo lavoro. Quindi grazie a tutti, mi sono fatto complimenti da solo, ma penso proprio che ci si meritano, perché portare Antonio, la Toscana nel mondo. Antonio, te li facciamo tutti noi invece i complimenti, e in bocca al lupo e complimenti, perché piano pianino porti in giro per il mondo la Toscana. Vi aspetto a Barcellona, se passate di lì siamo sopra la Diagonale. Grazie Antonio, davvero in bocca al lupo e complimenti davvero per i tuoi prodotti e per tutti i consigli che ci dai settimana dopo settimana. Ma adesso Simone con Alchimia Botanica. Eccoci Carlotta, ma voglio fare anch'io complimenti a Antonio, perché ho avuto modo di conoscerlo in queste lunghe settimane, in questi mesi, in questi anni di Tada, ho avuto modo di apprezzare anche i suoi prodotti. Davvero complimenti, perché credo sia davvero una grande soddisfazione aprire un negozio di prodotti toscani a Barcellona. Bravo, bravo, complimenti, in bocca al lupo certamente, insomma. Davvero, forza Antonio, bravo davvero. Torniamo a noi. Allora, abbiamo detto gemme a fiore e gemme a legno. Le gemme a legno sono quelle più appuntite, le gemme a fiore sono quelle più arrotondate. È chiaro che le gemme a legno sono portate dai cosiddetti rami a legno e le gemme a fiore ovviamente dai rami a fiore. Dobbiamo stare attenti a potare, a tagliare, perché è chiaro che se noi tagliamo un ramo, una volta tagliato purtroppo quel ramo è perduto, e se noi facciamo un errore nella potatura, ho già detto, non avremo né fiori né frutti. Pensiamo all'ortensia. L'ortensia va potata in una determinata maniera, che poi dirò, se noi la potiamo male, l'anno successivo l'ortensia non fiorisce. Noi sappiamo anche che ci sono, e lo sapranno a questo punto anche i nostri telespettatori e telespettatrici, delle piante che fioriscono sui rami cosiddetti dell'anno, ovvero sia quelli che sono germogliati l'anno precedente, o se possiamo adesso, quest'anno, oppure sui rami di due o più anni. Ecco, l'ortensia, lo dicevo prima, fiorisce sulla vegetazione dell'anno. Quindi noi non dobbiamo adesso tagliare un ramo di ortensia, perché se lo dovessimo fare non avremo la fioritura. Dobbiamo averlo fatto subito dopo la fioritura, quindi nei mesi estivi. Così come le drupacee, noi sappiamo le piante da frutto, e questo lo sappiamo davvero perché più volte l'abbiamo detto, si dividono in drupacee e pomacee. Drupacee, susino, albicocco, pesco e ciliegio e mandorlo. Le pomacee, le più famose, melo e pero. Ecco, le drupacee fioriscono sui rami dell'anno, come l'ortensia, invece le pomacee, melo e pero, sui rami di due o più anni. Ecco, in questo caso bisogna davvero stare attenti a cosa tagliamo, perché altrimenti rischiamo di non avere fiori e ovviamente nemmeno frutti. Le due piante determinanti nella nostra agricoltura, l'agricoltura toscana, vite e olivo. La vite fiorisce e fruttifica sui rami dell'anno, no? Prima ho detto il capovolto, quindi il tralcio oppure il cordone speronato, con tutti i tralci che l'anno successivo, una volta potati, fruttificano. L'olivo invece fruttifica sui rami più vecchi. Ecco perché i polloni e i succhioni, polloni nascono dal basso, succhioni sui rami vanno eliminati, perché sono rami che non producono e anzi sottraggono linfa, sottraggono energia poi alla pianta di olivo stesso. Certamente sono
poche regole dette anche molto velocemente, che non potranno dare certamente delle corrette interpretazioni di potatura. Ci sono poi dei testi, ma anche gli agronomi, facciamo un po' di pubblicità anche agli agronomi, che poi possono dare delle indicazioni per davvero le norme corrette e in maniera più dirimente. Ma se noi dovessimo fare dei tagli troppo grossi, ad esempio alle piante sui viali, le capitozzature ovviamente non vanno fatte, ma capitozzature vuol dire capitozzare, tagliare in maniera errata un grande ramo o addirittura un tronco di una pianta, e poi questa pianta stessa andrà soggetta a morte certa. Ma a volte siamo costretti a fare dei tagli, magari di ritorno, e quindi dei grossi tagli, e bisogna disinfettare la superficie di taglio, perché attraverso i tagli di potatura, le ferite di potatura, perché sono ferite quelle che noi facciamo, si possono insediare vari patogeni, soprattutto vegetali. E se facciamo tanti tagli, come possiamo fare? Allora, un disinfettante, uno dei migliori disinfettanti è il rame, quindi questo principio attivo che davvero ha fatto la storia della fitoiatria. Pensiamo alla lotta contro la peronospora della vite, no? Si fa con il rame, o l'occhio di pavone, tanto per ricordare l'olivo. Tra l'altro adesso siamo quasi alla fine della raccolta, perché c'è stato, diciamo, un numero minore di produzione e siamo nella degustazione dell'olio extravergine d'oliva. Siamo alla fine, finisco. Dobbiamo dare il rame. E come lo diamo il rame? E d'altra parte mi viene da fare una citazione di un noto attore fiorentino che in un film in perfetto spagnolo, visto che abbiamo una professoressa di spagnolo, disse dos los ramatos, e quindi si diluisce nell'acqua e si dà con le attrezzature per vaporizzare sulle piante il prodotto. La prossima settimana di cosa parleremo? Simone, di cosa ci parlerai la prossima settimana? Come sempre, non lo diciamo, lo sapremo solo tadando. Benissimo, grazie mille Simone. E adesso torniamo a parlare con la nostra veterinaria Emily del mondo degli animali. Emily, in compagnia di Alessandro Zannini, e cedo la parola a Alessandro per appunto parlare dei progetti futuri di queste fantastiche associazioni che collaborano con queste splendide creature. Ok, grazie. Buonasera, grazie per l'invito. Dunque, noi faccio parte dell'OXEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, che è un ente di promozione sociale e sportiva riconosciuto dal CONI, tra l'altro il primo in Italia per associazioni sportive affiliate, non solo del settore di cinofilia, abbiamo circa 15.000 associazioni sportive affiliate nell'ente, tra cui il settore di cinofilia, dove già 12 anni fa l'ente ci ha dato la possibilità di aprire la strada del settore del salvataggio in acqua, che tipicamente prima era dedicata al cane di Terranova. Abbiamo avuto anche la possibilità di aprire questa disciplina anche a altre razze. Quindi ora è già 12 anni che noi pratichiamo questa attività non solo con i Terranova, ma bensì anche con altre razze tipicamente acquatiche, Labrador, Golden Retriever, e ultimamente ci sono state anche delle notevoli adesioni anche per altre razze e anche cani meticci, ovviamente con una certa conformazione, con una certa struttura fisica, perché comunque, nonostante trattasi di attività sportiva ricreativa, ovviamente si deve tener conto del benessere del cane. Certo. A maggior ragione, riallacciandomi al discorso delle patologie e della prevenzione soprattutto delle patologie, noi abbiamo cercato di dare un contributo all'attività in maniera, nonostante che sia un'attività dilettantistica, abbiamo cercato di dare un contributo un attimino un po' più professionale, affiancando nell'attività degli specialisti e dei tecnici che proprio praticano il settore della morfologia, della
prevenzione degli infortuni, soprattutto studiando, proprio perché sono dei professionisti, abbiamo anche dei veterinari specialisti del settore che studiano proprio i training addestrativi per un corretto allenamento del cane. Questo è molto importante, Emily. Perché si possono considerare veri e propri sportivi, quindi è fondamentale attuare un training ideale, proprio specifico sulla razza e sull'animale stesso, e poi è anche comunque fondamentale fare dei controlli veterinari, esatto, periodici, perché esatto, questa razza, in particolar modo il Terranova, può essere soggetta per esempio alla miocardiopatia dilatativa, che è una patologia su base anche genetica che può portare appunto a un'insufficienza cardiaca e quindi a un'intolleranza allo sforzo, e poi comunque se non prevenuta e non diagnosticata in tempo, ovviamente ha problematiche molto più gravi e anche ovviamente a casi di sincope, quindi morte dell'animale. Quindi sono soggetti che devono essere ovviamente controllati dal punto di vista nutrizionale, veterinario, per proprio, come diceva Alessandro, garantire il benessere animale, perché questo, ecco, ci rimane a cuore sicuramente, e quindi è fondamentale come punto di partenza, ecco. Grazie Emily per essere stata con grazie noi anche oggi. Grazie mille Alessandro, e grazie a Maggie e al proprietario, il signor Iozzelli, che anche lui ha portato qui in studio la sua associazione, in più la sua bellissima Maggie. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Adesso ringrazio tutti i miei ospiti di questa prima e seconda parte per aver reso questa puntata bellissima, e adesso come sempre vi trasferisco in cucina dal nostro chef Emanuele. Pronto? Venite, vi aspettiamo. Benissimo, quindi restate con noi perché torno subito.